Quando abbiamo cominciato a lavorare nella sezione migranti e rifugiati con il padre Michael Cerny, il Santo Padre ci ha affidato subito il compito di contribuire nel modo che potevamo, nel modo possibile, a quello che è il processo dei Global Compact, quello sui rifugiati e quello sui migranti. L'abbiamo fatto attraverso un documento che nasce dalla base, da una consultazione delle nostre organizzazioni cattoliche e delle congregazioni religiose, che poi è stato presentato alle Nazioni Unite. Questo documento riprende alcuni dei principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa e li applica alla realtà migratoria, migranti e rifugiati. Ed è stato colto come un documento interessante dalla comunità internazionale che, o criticandolo oppure sostenendo alcuni dei principi, l'hanno comunque preso come documento di riferimento. Siamo contenti di vedere alla fine di questo processo che nei testi finali, sia del Global Compact sui rifugiati, ma soprattutto quello sui migranti, molti dei suggerimenti che avevamo cercato di dare a questi documenti sono di fatti contenuti nei testi. E anche di vedere che c'è un interesse particolare, almeno da parte di alcuni paesi. Caritas, oltre che l'azione concreta, c'è anche la riflessione e la formazione. L'Executive Master è una forma di formazione per noi stessi e per tutte le persone che sono interessate ai temi della salute globale e ai temi delle migrazioni. È un percorso che dura un anno, ha coinvolto una sessantina di operatori sanitari che vengono da tutta Italia e approfondisce quelle situazioni dove la noxa patogena è la povertà e la discriminazione e le leggi che non funzionano, la difficoltà d'accesso ai servizi. La migrazione è un argomento ormai da tanto tempo, ma in maniera sempre più ampia, molto politicizzato. C'è un argomento su cui i partiti, i movimenti politici provano a raccogliere consenso e spesso purtroppo ci riescono. Questo ha fatto sì che le leggi sull'immigrazione, oltre che le politiche, sono diventate oggetto di continua modifica. E continua modifica che però ormai negli ultimi 20 anni va solo in una direzione, cioè la direzione della sottrazione di diritti.